Making things, getting it grown, because what we make in life, what we do for others, makes us. Doing something, even just making conversation, or making time for someone, it's a reality check on your health and a responsibility to take action. Makers, thinkers, growers, doers, changing the face of men's health. We are Made in Movember. Register, grow and donate at movember.com. Ciao ragazzi, riposte, vi ringrazio davvero di questo spazio che sto offrendo e innanzitutto comincio col presentarmi. Allora, mi chiamo Dario Genovese, sono uno studente di medicina e adesso frequento il terzo anno e sono un socio del SIS, acronimo che sta per Segretariato Italiano Studenti in Medicina. Di fatto è stato proprio grazie ad esso, in particolare grazie a Paolo Micichè, che ho potuto conoscere, ho potuto essere anch'io parte dell'iniziativa di Movember. È una parola che in realtà è una crasi di due parole, di due termini. Il primo, di derivazione francese ma adottato anche dagli anglosassoni, è moustache, che significa baffo. La seconda parola, invece, ben più conosciuta, è November, che in italiano viene tradotto come novembre. Novembre è il mese del baffo. Tutto ciò dice poco e niente, perché molto spesso si fraintende quasi come una moda e si fa crescere il baffo. No, non è così. Dietro il baffo c'è qualcosa di più profondo. Tutti i ragazzi che, come me, si propongono di essere appunto la faccia, la vetrina di questa iniziativa, in gergo Mubro, e ragazze che ci sostengono e vengono definite musista, il nostro è un messaggio di sensibilizzazione e anche una richiesta di fondi. Ci sta molto a cuore portare avanti una tematica molto spesso messa da parte, molto spesso considerata poco, che è appunto la salute maschile. Non soltanto la salute, possiamo dire, strettamente legata all'apparato genitale maschile, soprattutto, ma non soltanto, anche la salute mentale maschile. In generale si parla molto spesso della salute femminile, pensiamo alle varie campagne di prevenzione del cancro alla mammella e di altre tematiche, però si parla poco della salute maschile, quasi come se fosse un tema, diciamo, poco importante. In realtà non è così. Serve questo baffo? Il baffo serve a incuriosire. La prima regola è quella di iscriversi al sito. Purtroppo l'Italia ancora non ha un dominio internet proprio. Molti stati lo hanno, persino la Svizzera lo ha, quindi uno stato più piccolo del nostro ha un dominio proprio su internet per quanto riguarda il Movember. Ancora l'Italia non lo ha perché è poco diffuso. Quindi dobbiamo iscriverci tra gli altri stati troveremo l'Italia, ci iscriveremo come Italia ovviamente, dopodiché posteremo lì tutte le nostre foto con il baffo oppure tutte le nostre news riguardanti appunto la tematica. La seconda regola è quella di radersi completamente il volto a partire dal primo di novembre. Io a che c'ero ho fatto un taglio completo. La terza regola è quella di non camuffare il baffo eccessivamente con la barba, con la barbetta. La quarta regola è quella di usare il potere, tra virgolette, del baffo per fare propaganda. Il quinto punto è portare il baffo come se fossimo dei gentleman a quello che vogliamo portare avanti. In primis, una campagna di sensibilizzazione. Sensibilizzazione nei confronti di cosa? Nei confronti di una prevenzione del proprio apparato genitale, che il 20% dei carcinomi in ambito maschile sono dovuti a carcinomi della prostata. Il 3% sono dati dai carcinomi al testicolo. Però ciò che è agghiacciante riguardo i carcinomi del testicolo è che si verificano diciamo in un range di età
maggiormente si verificano in un range di età che va dai 15 ai 40. Il nostro messaggio è quello di portare ciascun uomo alla consapevolezza che deve andare a fare una visita periodica, minimo annuale, dall'urologo o dall'andrologo per verificare che il proprio apparato genitale sia nei parametri fisiologici. E qualora non lo fosse, di intervenire il prima possibile. Se si verifica la presenza di una neoplasia in tempo, è molto alta la percentuale di gente che riesce a guarire completamente. Ci sono probabilità maggiori al 90% di guarire se ovviamente il tumore è preso in tempo. Diciamo, un altro obiettivo preso dal Movember è quello di raccogliere fondi per la ricerca. Quindi è lo stesso sito che per ogni nazione, per ogni regione, diciamo del mondo, verifica gli eventuali studi di ricerca che si occupano appunto di fare ricerca sui carcinomi della prostata, sulle cure dei carcinomi della prostata e su quelli del testicolo, e raccoglie soldi, è proprio il sito a raccogliere soldi che poi verranno devoluti interamente a questi studi di ricerca. Ovviamente ogni mubro e ogni musista che abbia aperto la propria pagina su movember.com ha una sezione dedicata alla raccolta fondi, cioè ricerca. Noi facciamo soltanto, noi siamo soltanto, tra virgolette soltanto, la faccia del cambiamento della salute maschile. È la curiosità che spinge noi a parlare con la gente. Movember è questo, e noi stiamo facendo questo perché vogliamo rendere più consapevole tutta la società. Spero di avervi convinto. Spero che voi vi iscriviate. Spero che anche voi, diciamo, siate partecipi di questa iniziativa. Se volete donare, potete donare su questo, sul, diciamo, sul, oppure su quello del mio carissimo amico Giuseppe Quattrosi, che assieme a me si sta occupando di fare questo tipo di propaganda. Auguro a tutti voi di essere il cambiamento della salute maschile. Con questo vi abbraccio, vi saluto, amici di Ripost. Spero di vedere anche in voi un bel baffo e di vedere in voi anche questo entusiasmo. Ciao! Movember's vision is to have an everlasting impact on men's health. To do this, we needed a new way of working to solve the key challenges. In an unprecedented international effort, we devised the Movember Global Action Plan, or GAP. This unique initiative brings together global teams of the brightest prostate and testicular cancer researchers, collaborating towards a common goal in solving the key challenges faced by patients. This meeting of the minds accelerates research by unlocking a new level of knowledge sharing and global collaboration. Movember funded research, working together to beat prostate and testicular cancer, the Movember Global Action Plan. In the first global project, we're focusing on creating better tests for prostate cancer. Tests that more accurately distinguish between low risk and aggressive forms of the disease. To do this, we will be examining biomarkers, specifically blood, urine, and tissue tests. Biomarkers are biological indicators that can measure the severity of disease. The ultimate goal is for every man diagnosed with prostate cancer to receive a tailored treatment plan that best suits their specific cancer. Surgery, radiation, or other treatments will only be performed when aggressive prostate cancer is detected. Reducing side effects such as incontinence and sexual dysfunction in men with low-risk disease, and thereby improving a man's quality of life. Movember's Global Action Plan. Researching biomarkers. Better testing. Tailored treatment. Improving the lives of men diagnosed with prostate cancer. Movember. One of the world's largest funders in prostate and testicular cancer research, bringing together the smartest minds from across the globe.
We're working differently. We're collaborating on a global scale. We're accelerating outcomes for men. We are changing the face of research by breaking down barriers. No borders, no boundaries, no limits to beat prostate and testicular cancer. Movember's Global Action Plan, having an everlasting impact on men's health.